siamo con il sindaco di Schio, Luigi Dalla Via, che risponderà alle domande dei cittadini attraverso la rete. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ora iniziamo subito con la prima domanda. Domenica 5 maggio chiuderà la mostra che è stata allestita appunto col maestro Pino Guzzonato allo SCED e con il quale è stato restituito un opificio molto importante alla realtà cittadina. E quindi si è anche completato, diciamo, il progetto del restauro dell'anificio Conte. Ecco, facciamo sindaco un bilancio un po' della mostra che è stata un successo e anche di cosa significa avere uno spazio del genere all'interno della nostra realtà cittadina. Beh, la mostra innanzitutto di Pino Guzzonato ha avuto il meritato successo, meritato per i meriti che indubbiamente questo grande artista che abbiamo nel nostro territorio ha e ha fatto conoscere poi Schio a molte persone che sono venute da fuori per l'occasione di questa mostra. È stata poi la degna mostra di apertura degli SCED che ha, come diceva giustamente, completato un lavoro di alcuni anni di restituzione alla città di questo opificio che una volta era una fabbrica tessile molto antica, più di 250 anni. Avevamo inaugurato la prima parte nel 2007 e poi successivamente abbiamo trasferito qui il Demotech e diciamo però con gli SCED abbiamo fatto un salto di qualità veramente importante che ci ha fatto notare anche molto fuori di Schio, in tutta la regione e anche fuori dalla regione. E quindi adesso abbiamo questi spazi per la parte pubblica, ma mi riferisco anche agli spazi privati che ci sono all'interno dell'ex lanificio, che nel cuore della città diventano, lo sono già e lo saranno ancora di più in futuro, attrattori di con iniziative e quindi hanno anche il ruolo, oltre che di aver valorizzato un edificio di archeologia industriale, quindi di valorizzazione della nostra storia industriale passata, di essere un momento importante per discutere di innovazione. Faremo adesso qui nei prossimi giorni feste della città impresa e quindi mi fa poi piacere che questo sia all'interno del centro storico, quindi fa parte pienamente del progetto di valorizzazione del centro città. Benissimo. Allora, adesso passiamo a una domanda sul tribunale, quindi che suscita sempre un po' di preoccupazione da parte dei cittadini. Ecco, qual è la situazione visto che si sta già effettuando il trasloco verso Vicenza? Allora, si sa che ancora con il governo Berlusconi era iniziato un processo, poi proseguito con forza dal governo Monti, di riduzione delle sedi di tribunale in giro per l'Italia. In particolare in Italia c'erano 220 sezioni staccate di tribunali, fra le quali quella di Schio. Sì. Noi avevamo lavorato, noi intendo i sindaci dell'Alto Vicentino, perché la sezione staccata del tribunale di Schio serve tutta la zona dell'Alto Vicentino, che va da Valdagno a Schio a Tiene, per mantenere questa sezione staccata, tanto che in una certa fase anche in Parlamento si è riusciti che una certa versione del decreto che era arrivato in Commissione Giustizia al Senato prevedeva di mantenere 40 sedi sugli 220 sì. In Italia, quelle più importanti, quelle che avevano un'utenza maggiore. Teniamo presente che nei 220 ce n'erano anche che avevano 10-20 mila abitanti, la nostra invece serve 230 mila abitanti. Poi invece il governo ha deciso di non tenerne nessuna, per non fare eccezioni, ha preferito non farne nessuna. È andato avanti il processo, però in questi giorni, come prevede una circolare del Ministero che in frattempo è uscita, il Presidente del Tribunale di Vicenza ha chiesto al Comune di Schio, siccome ci sono delle difficoltà nel trasloco per il fatto sì. Che a Vicenza è stato costituito un nuovo tribunale che era stato sì. Pensato in un certo momento sì. Per certi servizi e non per altri, ha chiesto la disponibilità del Comune, sede dell'attuale sezione staccata, quindi al Comune di Schio, accettare di sobbarcarsi, diciamo così, le spese, cose che in parte facciamo già per la verità, perché il Ministero ci rimborsa una parte delle spese che sosteniamo. L'edificio del Comune viene messo a disposizione gratuitamente, evidentemente. Ci sono delle spese di gestione dell'edificio che vengono in parte rimborsate al Ministero e il Presidente del Tribunale ha chiesto se siamo disponibili ad accollarci totalmente le spese. Allora io, con la mia giunta, coerente con le battaglie fatte in precedenza, abbiamo deciso di rispondere di sì. E quindi adesso il Presidente del Tribunale ha mandato al Ministero una proposta che prevede di prorogare la presenza della sezione staccata. Adesso siamo in attesa di una risposta, evidentemente. Noi abbiamo deciso di fare questo sforzo, anche se i comuni evidentemente non vivono certamente in buone acque, coerentemente con la battaglia che abbiamo fatto. Abbiamo ritenuto che se si è fatta una battaglia di un certo tipo, adesso quando si tratta anche di fare qualcosa di concreto, anche se
costoso di farlo, perché è un servizio importante soprattutto per le nostre imprese. Allora, sono giunte in redazione alcune segnalazioni sulla scaletta di San Rocco. Praticamente ci richiedono delle piccole sistemazioni, per cui manca il corrimano, dei gradini sono da sistemare, quindi alcuni cittadini volevano sapere se c'era la possibilità di addivenire insomma una sistemazione. Allora, la scaletta di San Rocco, che è una scaletta importante perché collega via Pasubio a fianco al giardino Jacquard con la chiesa di San Rocco, che è uno dei scorci più belli del nostro centro storico. Noi abbiamo in progetto da tempo la sistemazione dei gradini. Finora non siamo riusciti a farlo perché con le limitazioni che abbiamo del patto di stabilità dobbiamo agire, diciamo così, con il contagocce negli interventi, ma è una delle cose che abbiamo in programma di fare, perché rientra un po' in generale nel più ampio progetto di valorizzazione degli edifici storici del centro, fra i quali proprio il Teatro Jacquard. E quindi prossimamente, nei prossimi mesi, penso che un intervento lo faremo. Finora non siamo riusciti a farlo perché, ripeto, abbiamo delle limitazioni molto pesanti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Progetto Schio 2.0. Vi ricordiamo che potete partecipare inserendo le vostre domande sotto a questo stesso video oppure sulle pagine Facebook di Via Vai TV Online, altrimenti dell'URP di Schio. Via mail oppure via Twitter, info@viavaimagazine.it, info@comune.schio.vi.it. Grazie a Luigi Dallavia e alla prossima. Grazie a voi.